Ci sono, buonasera. Mi devo fare vedere i capelli. Ragazzi, è stato un momento di caldo, giuro. Ta-ta! Rasato, ragazzi. Non ce la facevo più. Buonasera a tutti, gente. Buonasera, buonasera. Buonasera a tutti. Ragazzi, dobbiamo sbarbarci. Vi dico solo che ci sono 30 gradi a casa. Vi dico solo questo qua. Quindi, per forza, dobbiamo accendere climatizzatori. Stasera direttina particolare, perché stasera ha prodotto molto, ma molto, ma molto particolare. Diciamo il 2.0 per quanto concerne la famiglia Goodfellas, che hanno fatto di solito sempre prodotti commerciali, hanno alzato l'asticella con la linea AJ1, io l'ho detto, e questo qua mi hanno detto, sai Giuseppe, te lo omaggiamo perché mi è stato omaggiato, visto che come sapete io con Goodfellas oggi ci collaboro per quanto concerne affilargli i rasoi. Per dargli la certificazione allo Chef Ready. Questo per precisare, ovviamente, Goodfellas si è messo in condizione di dirmi: te lo stiamo mandando, provalo, facci sapere, visto che tu qualche prodotto l'hai provato, il tuo pensiero. Io, siccome so cattivo, io stasera lo proverò né con un prebarba né con un pennello alla cacca, ma che vince facile. Lo voglio mettere veramente alla frusta. Voglio vedere sto sapone come è fatto. Profumazione del sapone. Profumazione, ragazzi, strana. Ci sento io dei cuoi, ci sento delle spezie. Non lo so, l'ho provato già non sulla mia pelle, ma sulla pelle del figlio. Gli ho fatto un po' di barba. Onestamente, sembra che il prodotto abbia una buona meccanica, ma vi ripeto, lo devo provare io. Buonasera, Peppi, i capelli l'abbiamo rasati, ragazzi, non ce n'è più. Non ce n'è più. Ho preso macchinetta e ho detto ciao ragazzi, perché onestamente io avevo un caldo da morire. Stavo soffrendo. Stavo soffrendo. Credetemi, ero proprio in agonia. Stavo veramente male. Ho detto ora me li taglio. Avevo un avvenimento che le dovevo tagliare, li dovevo fare, non ci posso andare. Aspettate che metto caricabatterie. Ho detto vaffanculo, me li taglio e buonanotte. Allora, ragazzuoli, accendiamo la luce e vediamo un pochettino. Ovviamente. Calcoliamo che sto provando questo prodotto solo ed esclusivamente perché mi è stato omaggiato dai fratelli Donghi. Perché, come sapete, con i due personaggi che hanno messo la firma nel sapone non l'avrei mai fatto perché nei miei confronti sono state persone bip. Quindi è solo ed esclusivamente per un fatto che me l'hanno omaggiato e io lo vado a provare. Vabbè, dai, domani crescono. Quindi, ciao Bea, buonasera a tutti. Leggo i messaggi e funziona tutto. Accendiamo la luce. Bamt. Allora ragazzi, sciotolina, ve la faccio vedere, così almeno il marchettaro me lo piglio col cuore, visto che me l'hanno detto di tutti i colori che sono marchettaro e venduto, almeno col piacere, visto e considerato, aspettate, qua bam, becca di questa, profumazione, i 5 punti ragazzi non ci sono più, perché vi ripeto, è già stato provato, ci sento io un cuoio, ci sento praticamente... Uno speziato, oltre questo non vado come profumazione. Allora, si presenta ragazzi come una pasta morbida, morbidina. Io anche in questi saponi qua morbidi, io gli faccio un ammollo di acqua caldissima di un minuto, non come i duri che li lascio 5 minuti, ma un ammollo morbidissimo, perché quando i saponi sono strutturati di burri e carichi di oli, se non li sciogli con l'acqua dolce, con l'acqua calda, praticamente non rendono, mio modesto parere, è meglio che dico mio modesto parere, sennò poi mi additano che sono il guru della situazione. Allora, acqua caldissima, ciotola che ti permette di mettere un pochettino di acqua calda. Ragazzi, gliene ho messo, guardate, un filino proprio tanto per di acqua caldissima, il tempo di sciogliere i primi millimetri, si potrebbe anche prelevare col dito essendo una pasta morbida, ma io... Non hai alcuna possibilità sul pizzetto. No, ragazzi, il pizzetto non si tocca. Non incominciamo a fare discorsi strani perché è già stato traumatico che mi sono tagliati i capelli. Giuro. Dobbiamo. Aspettate che devo alzare la telecamera perché ho un'inquadratura diversa. Così vi faccio vedere la pelatina. Spero che così si veda il tutto. Ci siamo. E praticamente pizzetto non si tocca. Quindi non cominciamo a fare battutine, Gianni Adornetto, perché non ce n'è capelli tagliati. Cioè, o perlomeno pizzetto tagliato. Pennellino che vado a provare, visto che voglio fare il cattivo, non lo provo il pennello alla Caccamo, vado a provare un pennello della FS Cosmetic.
classico tasso, ragazzi, molto floppino, per vedere un comune mortale non avendo praticamente. Stai bene, grazie, Paoletto, grazie. Vado a vedere se un comune mortale, non avendo un pennello strutturato in un determinato modo, riesce a montarlo e che difficoltà ha a montarlo. Rasoietto che proviamo stasera, rasoietto del mio fratellone Montagna, che è stato affilato, il suo filarmonica, e lo proviamo. Allora, ragazzi, aspettate un attimo. Capiglio a ciotola, perché gli devo mettere l'acqua di vegetazione dentro la ciotola. Quindi levo l'acquetta. Ragazzi, 2 minuti da mollo preciso. Quell'acqua mi servirà. Come vedete, si è fatta la platina morbida. Pennello asciutto, ragazzi, asciutto. E vado a girare in ciotola. E l'andiamo a prelevare. Vi dico questo perché tanti mi avete detto che con questa tecnologia, non si può dire. Con questa tecnica che sto adottando nel montare i saponi, tanti di voi si stanno trovando bene. Dice, sai, i saponi mi montano meglio, eccetera, eccetera. Ho bagnato le punte. E quindi io ve la ripeto sempre, visto che a tanti di voi mi state scrivendo che vi funziona, ragazzi. A me funziona. Ovviamente, ragazzi, ricordatevi che è una pasta molto morbida, quindi dovete andarci leggeri e sempre con le punte bagnate. Perché tecnicamente questo qua è un sapone che dovrebbe andare prelevato, ma va lavorato con l'acqua calda, ragazzi, se no gli oli e burri non si sciolgono. Quindi carico pennello. Cerco di non farci fare, diciamo, bolle, ma cerco di montarlo a pastone il più possibile nel pennello. L'acqua calda mi ha permesso di sciogliere gli oli e burri che ci sono, perché sennò ti resta sugna in faccia e non ti montano questi sapori, o non ti montano sfruttandoli. Allora, io sono pronto. Me ne accorgo, ragazzi, che è diventato uno yogurtino senza aria e senza niente. Mi bagno la faccia. Profumazione, sento questo cuoio. Ragazzi, ricordatevi sempre che io nelle profumazioni non ci becco mai. Ciao Giovanni Montagna, non ci becco mai. Quindi, poco attendibile per le profumazioni. Quello che il mio naso, diciamo, malato di sigare e di sigarette, riesce a percepire, lo sapete ormai. Ci sento uno speziato, ci sento un cuoio. Ci sento delle note strane. Non è malvagio come profumazione il sapone. Ovviamente, ragazzi, come si dice, il periodo dell'estate si va per i freschi. Potenzialmente, se uno deve andare a stagione, non lo vedo una profumazione per l'estate, perché diciamo è scura come profumazione. Anche se ci sono delle note che te l'allargano, questa profumazione di cuoio potenzialmente speziato invernale, però la profumazione c'è, non è fortissima nel sapone, per come siamo abituati con altri produttori italiani. È una profumazione standard per come tutti i saponi, bene o male, devono avere. Mi bagno la faccia, ragazzi, guardate che barbetta che ho, mi manca solo la barbetta e sono a posto perché domani me ne vado a mare. Quindi devo essere bello liscio e pulito. Non avevo voglia di direttare stasera perché c'era un caldo da morire. Ho detto, guarda, facciamo una cosa. Se mi tagli i capelli, che rinfresco, mi faccio la barba. Allora, faccia bagnata, non mettiamo pre-barba, non esiste, mettiamolo alle corde subito. E vado di pennellino che potrebbe avere, ciao Ericuccia, che potrebbe avere un comune mortale. Vado, mi delineo la barba. Ora mi rilasso guardandoti, grazie. Com'è? Sto tribolando per capire come devo mettere la sigletta prima di iniziare. Forse domani sono nel posto giusto, io al momento giusto, con la persona giusta che mi spiega sta cosa. Che ragazzi, lo sapete, io a livello di tecnologia. Quindi vediamo come funziona. Mi devo fare un piccolo mixer, qualcosa. Ehi, Pool Shape, grande! Ti rinnovo gli auguri, anche se ti sono stati fatti nel gruppo. Allora, ragazzi, ho scaricato il pennello a tutti gli effetti, proprio scaricatissimo. Mi lavo
il manico, visto che sto pennello ovviamente lascia il tempo che trova perché è piccolissimo, ragazzi. Guarda quant'è. Ciao Ericuccia, dov'è Daviduccio? È piccolissimo, classico tasso super morbido, che per me non vale un cavolo perché è troppo piccolo, però voglio provarlo così. Pennello che potrebbe avere qualsiasi comune mortale. Allora, sapone steso. E vado. Cicumminasti, Marco, 30 gradi, troppo caldo, rasatura zero, tanto io i capelli ce l'ho, a me mi crescono, quindi non ci sono problemi, cresceranno. Allora ragazzi, vi dico solo che in camera da letto io ho 30 gradi. Belli suonati, ora accenderò il climatizzatore perché sennò stanotte non si dorme. La profumazione, onestamente, ragazzi, non la vedo indicata. Ovviamente, per chi ha il flash profumazione invernale, profumazione estiva. Io mi faccio la barba con qualsiasi prodotto, però la vedo una profumazione, non dico proprio invernale, ma da mezzotempo. Perché le sue note scure, io sento predominante un cuoio, ragazzi, un cuoio. Un cuoio e gli speziati mi risaltano. Sapone che sta montando in maniera densa. Diciamo che potenzialmente dai prodotti fatti. Ciao Annuccia! Diciamo che Goodfellas ha alzato l'asticella. Stai incominciando a capire come si fanno i saponi finalmente. Già con legge 1 me l'avevi fatta capire. Qua, diciamo che potenzialmente. Ci avviciniamo a saponi già di un certo livello. Si vede, ragazzi, eh? Guarda che c'è qua. Che ancora non gli ho messo l'acqua giusta. Ancora lo devo montare come Dio comanda. Allora, già il pennello lo sento scorrevole. Quindi c'è un qualcosa che ti accompagna la morbidezza del sapone. Ma cose già viste, cose già fatte. Attenzione. Me la voglio godere, raga. Oh, e per montare con sto pennellino così. Guarda che c'è qua, bella compatta, si sentono gli oli, i burri, quindi si sono avvicinati, diciamo, a quello che il mercato sta chiedendo, perché prima con i prodotti erano troppo commerciali, ma io già la differenza la vidi con Kronos, quando lo recensì che già avevano alzato l'asticella, c'era una differenza sostanziale. Oh, mi è scomparso il pizzetto. Ora vediamo il rasatura come si comporta. Allora, tecnica che faccio sempre io. Quando ho finito di insaponarmi, e bene o male mi sono fatto uno strato di 1 cm, io faccio che nell'acqua di vegetazione bagno le punte e mi faccio tutti i perfili lucidi, in modo che il sapone non mi secchi. Uno perché il sapone non lo conosco e non so se questo secca o non secca, ma lo faccio sempre per tenerlo sempre bello idratato. Ragazzi, schiumosità penso che si veda. Bella compatta, densa,
Ovviamente io lo faccio con la mia tecnica, non lo so se questo lo metto in ciotola o lo incomincio a sbattere, che succede? Questo diciamo che è la mia tecnica di montaggio. Mi vado a delineare la barba. Profumazione che non la sento più. O c'ho le narici piene, ovviamente anche questione di abitudine, che siamo abituati a profumazioni molto più forti. E quindi automaticamente poi la perdi. Vi ripeto sempre, ragazzi, io a livello olfattivo zero totale. Forse ci sento sempre questo cuoio. Io ci sento sto cuoio e sti speziati, che sono profumazioni che bene o male si sono sentite. Ragazzi, gli aromi sono sempre quelli. Alla fine, sì, tigna. Ora sono tigna pure io. Ragazzi, filarmonica. Vado, speriamo che tagli. E mi faccio sta barbetta. Vediamo in scorrevolezza com'è e se il rasoio taglia. L'ho affilato stasera. Se non va, cambio il rasoio subito, ragazzi. Perché non mi voglio sgranare. Ciao Carlos! Allora ragazzi, chi è in questo gruppo ormai ha capito come funziona, che qua si dicono le cose come stanno. Non è un sapone che ti fa gridare al miracolo perché tutta questa grandiosità che magari ho sentito dire da qualcuno, no, è un buon prodotto che si va a mettere nella fascia prezzo in maniera prepotente e c'è. Sulla scorrevolezza per quanto concerne, ovviamente sto usando un filarmonica, però credetemi, per quel poco di esperienza che ho, ragazzi, il sapone che già ha una marcetta in più rispetto al sapone commerciale, lo si sente, ragazzi. Quindi lo si sente tutto, che già è un sapone di un certo, che diciamo che non è una manifattura commerciale. Che la manifattura, ragazzi, commerciale tante le volte è fatta da chi vuole fare il sapone. Non è la casa produttrice che la colpa è sua. È sempre quello che praticamente dice sempre. È quello di tuo fratello, sì. Dice sempre, io voglio spendere poco e voglio fare un sapone. E poi nel mezzo, diciamo, come diceria, ci va sempre la casa produttrice che noi lo additiamo, che non sanno fare i saponi. Invece, detto questo, andiamo da questa parte. Vediamo. Taglia, taglia. Ragazzi, state scrivendo un sacco di messaggi e io purtroppo non riesco a leggerli, perdonatemi, perché voglio essere molto giusto con questo sapone, visto che mi dispiace, tra parentesi, colleghi, perché io non sono uno youtuber, chi l'ha provato è stato massacrato sempre dalle solite persone, perché non si devono provare i prodotti di Goodfellas. Io me ne fotto, come ho sempre fatto, e lo provo. Quindi solidarietà al collega che è stato massacrato nei messaggi di sotto. Mi pare che fosse Stay Tradition. Mi spiace che ti abbiano attaccato proprio a te. Ma lo sai come funziona.
Oh, da questa parte l'ho lasciato in maniera apposta, per vedere un pochettino. Allora, di asciugare non sta asciugando. Ovviamente si è disidratato un po', ma è sempre lì. Ci siamo. Quindi, già, sapone che fa la differenza per quanto concerne un commerciale. Vado di qua. Taglia, taglia. Ciao Seba! Buonasera a tutti, ragazzi. Andiamo a fare per filini. Sperando di non sbagliare. Allora, di qua, da questa parte. Sino sporco. Per filino di qua. Angelo, taglia. Quando vedrai la diretta, o se ci sei che non ti ho visto, ti giuro, taglia. Taglia. E quando taglio un filarmonica, ragazzi, è tanta roba. Ok. Andiamo da questa parte. Taglio un filarmonica, ragazzi. Ciao Jason! Grande! Quando taglia un filarmonica, ragazzi. Cioè, ti rendi conto che hai un rasoio nelle mani, ragazzi. Il taglio, la dolcezza che ha un filarmonica, non c'è storia. Non c'è storia. Ragazzi, mi sciacquo, andiamo per la seconda passata. Nessun red point. È andato tutto perfetto. Mi sciacquo, sempre acqua calda, ragazzi, è importante. Tutto acqua calda. Asciugo solo il pizzo perché sono poi di gocciola e andiamo di obliquo. Ciao Gianluca! Ragazzi, perdonatemi a chi non sto rispondendo ai messaggi, ma siete un cafolo. Si può dire cafoli? A Milano mi capiscono se dico cafolo. Penso di sì. Penso di sì. Come vi dico, pennellino, giocattolino, quindi a sto punto non oso pensare se lo provo con un pennello alla caccamo. Andiamo di seconda passata. Ovviamente, ragazzi, questo sta a significare che quando nella saponificazione si mettono i soldini, si fanno i saponi buoni. Vediamo che succede. Monta, rimonta con la carica che ho fatto. Acqua.
Sempre con quella carica, acqua, perché la seconda passata la dobbiamo fare più acquosa, così vediamo i perfilini, e molto idratata, che alla fine non ho più bisogno io di quella super protezione fatta a pastone. Allora, la saponificazione, ragazzi, c'è. A livello italiano, ragazzi, non è la migliore saponificazione che ho provato. Ciao Melandri, grande, ve lo dico sincero, che ha fatto Goodfella su un salto di qualità sui prodotti che ha sempre avuto. Qua non ci scappa e non ci piove, ma ci sono dei saponi che costano anche il doppio e ci capiamo anche quali sono, o un po' di più, che hanno una marcia in più. Me ne accorgo nel montaggio, ma ragazzi, ricordatevi che sono pareri personali. Pareri personali, ma un sapone di questo, secondo me, per chi viene da prodotti commerciali, grida al miracolo veramente. Se sei una persona che già ha incominciato a provare Nuavia, saponi americani, eccetera, eccetera, ti rendi conto che hanno fatto un salto di qualità mostruoso e per essere il primo sapone, lodi, 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 però ancora qualcosina per quanto concerne la saponificazione manca. Io me ne accorgo che in seconda passata, con bene o male la stessa carica che ho fatto, sì che c'è anche il fatto che non gli ho messo il pennello alla caccamo, però il pennello si sta comportando bene. Vedo che il sapone non che perde struttura, ma strutturalmente i saponi già più datati, che hanno più un tempo che sono nel mercato di quelli là che conosciamo, che sono spettacolari, hanno una marcetta in più, ma nulla da dire che è un ottimo prodotto qualità-prezzo, che per il prezzo che ha, ovviamente, a mio modesto parere, va a insidiare già delle persone che nel mercato sono praticamente dei punti di riferimento per quanto concerne la saponificazione italiana, perché quasi lo stesso prezzo, nella saponificazione siamo molto vicini, quindi diretto concorrente spietato. Perché siamo lì come saponificazione, siamo lì, siamo lì. Saponificazione, ragazzi, che finalmente in Italia si sta cominciando a vedere la saponificazione in un certo modo e io sono contento perché ve li ho massacrati. Si parlava oggi che tante persone, ai tempi quando provavano i prodotti commerciali, io provavo gli Aighè, provavo gli Olico. Quindi diciamo che nel mio visetto un pochettino di esperienza ce l'ho sui saponi. Io ho un bel po' di tempo che provo sia i vegetali che i tallowati. E onestamente in Italia, se ci mettiamo con la testa al fondo, non abbiamo niente da invidiare a nessuno. Però per quanto concerne i saponi, per quanto concerne la struttura a livello di sapone, gli stranieri ancora hanno una marcetta in più. Ovviamente non sappiamo, ragazzi, nell'inci quello che ci ho messo. Peppe, con il Razorock se la battono? No, Razorock sapone? No, Paolo, qua siamo una asticella molto più alta di Razorock. No, 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 qua, ragazzi, parliamo di un'asticella molto più alta di Razorock. Questo è un sapone a tutti gli effetti. Qua ci stiamo trovando il pelo nell'uovo perché è una saponificazione. Innanzitutto è artigianale, se andate a leggere l'inci vedete che la struttura è artigianale a tutti gli effetti. Qua stiamo andando a parlare di un sapone italiano che spero che possa, visto che è il primo, possa alzare ancora di più l'asticella, perché siamo vicinissimi a una produzione americana. Razzaro con confronto a questo sapone da banco, qua parliamo già di un sapone che si chiama sapone, ragazzi, penso che in viso si vede, cioè. Ole, io onestamente te lo consiglio perché per il prezzo che ha è un prodotto da provare. È un prodotto da provare, chi è scimmiato da avere.
Ovviamente, se vuoi di più, in Italia, ancora in Italia c'è di più. Ovviamente costa molto di più. Ma ragazzi, non siamo lontani, eh? Cioè, se questo è il primo sapone, se lo sono sparati così. Questo appena che ci pigliano la mano e capiscono realmente come è fatto un sapone, che poi possibilmente, ragazzi, è solo un parere personale, perché possibilmente il sapone è così che deve essere, noi che ci siamo affascinati dagli americani è completamente tutto diverso, ma siccome non parlano le chiacchiere, ma parlano i fatti della nostra pelle, o perlomeno come risponde la nostra pelle alla rasatura, se è entrato, non taglia. Dobbiamo riaffilarlo. Giuseppe Fallà, sì, ma se paghi TFS te li fa anche buoni sapone. Tutto dipende da quanto vuoi spendere di produzione. Hai capito benissimo, Tommaso Guerini. Il problema è quando chi commissiona un sapone. Ora io non lo so chi lo faccia questo sapone, ragazzi, manco mi interessa, onestamente. Io dico quello che praticamente è. Per fare un sapone così non ci vuole né essere zichiche né niente. Nella saponificazione ci devi mettere i soldini, i prodotti e saponificare in un certo determinato modo. Che magari tante aziende non erano abituate perché per anni hanno fatto la saponificazione in un modo, però l'asticella si sta alzando e quindi si devono adeguare al mercato. L'abbiamo visto con Pinnacle, che grazie a Gianluca Orlando che me l'ha mandato, l'abbiamo provato, ragazzi, grazie a Nicolosi che mi ha mandato pure l'altro sapone, l'Ottoman, eccetera, eccetera. È il tuo, è il tuo, è il tuo. Ho scoperto una casa produttrice, ragazzi, che fa prodotti allucinanti, saponificazioni allucinanti. Pure loro nel mercato potenzialmente da poco, ma già fanno un prodotto che strutturalmente chi l'ha provato, visto che io non l'avevo provato, e grazie a voi che me l'avete mandato per provarlo. Anzi, con la scusa vi dico che domani partono le spedizioni, dovrei avere il ritiro, così mando il sapone ad Ornetto, il rasoio a te Angelo, il sapone a un altro che me l'avete mandato per testarvi, e vi dico grazie. Ragazzi, sbarbata finita. Inchia. Oh, che culo, Angelo ha tagliato. Mi sciacquo la faccia con l'acqua freddissima e vediamo un pochettino nella pelle come ho fatto. La rasatura penso che sia andata non bene di più. Ciao, Angioletto schiavo. Allora, innanzitutto asciughiamo faccino. Buonasera a tutte. Oh, ma quanto siete stasera? Buono, mi fa piacere, ragazzi. Ciao Cicciuzzo Marrapoti. Ciao fratellone. Buonasera a tutti. Posta rasatura, ci arriviamo e siamo qua. Infatti, sono bello concentrato perché se non sbaglio gli metto l'after e mi dimentico il posta rasatura. Allora,
Mi sistemo Lupizzo perché sennò sono indecente. Bravo ragazzi, ma sto rinfrescando con questi capelli, credetemi. La vita mi ha dato. L'avessi fatto prima. E che cazzo? Allora, post rasatura. Allora, classica sensazione che ti danno i borreoli, che ormai sono abituato. All'inizio la sensazione un po' di appiccicaticcio. Ma per esperienza vi posso assicurare che ora io ce la sventolo io e scompare e il tutto diventa morbidezza. Come fa il varesino, come fa il buon... Madò! No, no, Marcuccio, lo so che non si sto fine, che ho la pelle io selvaggia. Quindi... Guardate che sbarbata, ragazzi. Perfetta. In rasatura, allora, il prodotto ha avuto scorrevolezza, ha avuto la profumazione, ragazzi, si perde come si dice, nella rasatura. Io a un certo punto non l'ho sentita più, o perché giusta di potenza e quindi ti vai a saturare il naso e non l'ho sentita più. La pelle me l'ha idratata bene, ha una buona scorrevolezza, quando tiravo la pelle lo sentivo che avevo difficoltà a tenere la pelle, ovviamente non è uno di quelli più scivolosi a livello di lama, però ha un buon, diciamo, una bella meccanica per quanto concerne fare scorrere il rasoio. Sventuliata. Allora, ragazzi, come vi dicevo, perché le stronzate stanno a zero, quell'effetto appiccicaticcio che si sente scompare e ti dà la pelle, me la sento super idratata, anche perché ho dovuto massaggiare con questo pennellino che ma lo proverò anche col pennello alla caccamo. Perché a sto punto lo devo montare col pennello alla caccamo. La pelle ce l'ho perfettamente idratata. Rasatura perfetta. Cosa che devono fare i saponi che costano 20 euro, ragazzi. Perché anche con questo riuscite a farvi una barba. Attenzione, non è mai morto nessuno. Che sia chiaro. Però da un sapone di 20 euro io voglio delle prestazioni superiori. Perché questo qua è un sapone da barba. Questo potenzialmente per quello che ci è messo dentro, per come è strutturato e l'artigianalità che c'è nell'inci, deve avere una marcia in più, se no non sarebbe coerente con il prezzo. Prodotto che a mani basse si va a insidiare nella fascia prezzo, quindi ce ne sono tanti a 20-22 euro, gli va a fare una concorrenza spietata perché, ragazzi, provatelo, in faccia l'avete visto, le chiacchiere stanno a zero. Monta cremone, ovviamente non so se montandolo per chi il monti in ciotola diventa una schiuma, per come lo, diciamo, lo lavoro io al sapone, è stato un bastone super protettivo, pelle morbidissima, quando mi tiravo la pelle per fare la rasatura lo sentivo un po' scivoloso, ma ho provato qualcosa di più scivoloso, la profumazione durante la rasatura l'ho persa, perché non è spiccata spiccata, io che so bruciato, magari un comune mortale lo sente, ma... Esatto, beh, si paga, devi dare il risultato. Infatti, un sapone che costa 20 euro mi deve dare un risultato superiore da un sapone da banco. Cioè, saponificazione che si vede, che ha alzato l'asticella di un bel po' dei prodotti che il signor Goodfellas era abituato a fare. Quindi, sei sulla buona strada. No, non sei ancora il migliore in Italia. Te lo posso, a mio modesto parere, ragazzi, senza convinzione e senza presunzione. Mio modesto parere dei prodotti che ho provato. Momentaneamente per me ci sono dei prodotti che ancora hanno l'asticella ancora più alta, ma potenzialmente potrebbe essere anche un pensiero personale per come quel sapone specificatamente si comporti sulla mia pelle. Ci siamo? Poi possibilmente su un altro dice strepitoso, ma se io vedo e capisco da dove sei partito con i prodotti super commerciali a questo sapone qua, di chi eri in punto ti sei messo sul Ferrari? Quindi sei sulla buona strada. Ovviamente lontano da una IGE, ragazzi, ad un Olico, a di un, che vi posso dire, un Monarch. Là, siamo altri, ma sono strutturalmente altri tipi di saponi. Vado, ragazzi, di Mirsol. Dice, ma che c'entra? Io ci sento lo speziato e onestamente ce lo devo mettere perché voglio vedere se brucio da qualche parte. Rispetto ai prodotti di Anna Maria,
Rispetto ai prodotti, è una bella domanda. Sono due saponificazioni completamente diverse, perché Anna Maria usa l'olio d'oliva e il Talav. Questa, a quanto ne so, è vegetale. Quindi proporzionalmente la differenza non si può fare. Se ti devo dire a livello di struttura, per me Anna Maria è superiore. Visto che mi avete fatto la domanda, ma non perché ci faccio il sapone io. A livello strutturale, il sapone di Anna Maria è molto meglio. Sul mio viso, ragazzi, attenzione, non voglio fare io Wikipedia o Treccani della rasatura. Il mio modesto parere, come struttura. Ho provato anche quelli di Anna Maria solo saponificati con l'olio d'oliva. Tecnicamente, ragazzi, io li trovo superiori. Vi dico la verità. Poi, de gustibus, ma questo, ragazzi, è un gran prodotto. Vi ripeto sempre, se calcoliamo queste persone da dove sono partite e che saponificazione facevano, a dove sono ora? Fotonico a vita. No, vabbè, sto di parte, ragazzi, col fotonico mio non c'è storia. Ma sono due prodotti completamente diversi, due saponificazioni, se andate a vedere la ricetta, completamente diversa. Non sono neanche paragonabili, quello è tallovato con l'olio d'oliva, questo qua, a quanto ne so, mi pare che sia un vegetale, quindi... Per essere un vegetale, già, non ti preoccupare, tu bruci dopo l'80%. No, il messaggio l'ho perso. Dell'after. Che ragazzi, ho perso il messaggio. Troppi messaggi. Gianni, non ti ho letto, poi ti leggo dopo. Te sei pelato, roba seria. Ciao Massimuccio. Massimu, avevo i capelli fino a oggi pomeriggio. Mi è venuta una botta di caldo perché ci sono 30 gradi e non volevo direttare perché ero in agonia. Ci ho bevuto una birra fredda che al momento mi ha dato quel ristoro. Poi dopo ti è salita l'acqua della... e sudavo, acqua. Ho detto no, mi devo tagliare i capelli, non ce la faccio più. Figurati che dovevo andarmi a farmi sistema di capelli da un amico mio barbiere. Avevo... No, ho detto basta. Si è mirato, mi sono fatto la doccia, ho detto no, ci devo uscire la barba. Andiamo di after. Di after che mi sono sputtanato il signor Goodfellas. Perché quando me l'ha mandato, non è che me l'ha mandato con la boccetta, me l'ha mandato con questa fialetta. Questa qua potenzialmente come supposta va benissimo. 100 ml una boccetta 10 euro costa, maledetto pitocchioso, ma gliel'ho detto pure di presenza che era pitocchioso. Allora, non vi nascondo, la profumazione, vedete che ne manca qualcosa? Se l'è sparata mia moglie, perché la vedo come profumazione, lei mi ha detto, che è molto buona, è donna. Ora me la metto io. Io onestamente, ragazzi, giuro, non me la sono spruzzata addosso, l'ho sentita addosso. E onestamente il primo impatto mi ha fatto storcere il muso. Poi, diciamo, nel momento in cui siamo stati fuori, l'ho sentito e se l'è portata tutta la sera questa profumazione. Però io sono del parere sempre che le profumazioni si devono sentire sulla propria pelle, sul proprio pH, perché hanno poi delle trasformazioni, come mi insegnano, particolari. Ci do una sventoliata all'acqua balsamica, anche se già è scomparsa. E se ti chiedessi rispetto invece a un buon Bignoli vegetale, al Bignoli gli dà 4 giri. No, uno, due, quattro giri al Bignoli. Tu sei quello delle domande scomode, ma a me piacciono perché io non ho padroni, non me ne frega un cazzo. Questa parola dà tanto fastidio a tante persone che io non ho padroni. Io vorrei vedere chi è che mi ha pagato mai in questo mondo. Che io ho i padroni nascosti sotto il dizionario. Finiamola. Domenico, è un gran prodotto. È fatto veramente bene rispetto a tantissimi prodotti che ci sono in commercio, che strutturalmente ha molto tempo. Ciao Vittorio, un abbraccio. Ha molto tempo che fanno mercato. Questi per uscire come primo prodotto serio allo scoperto hanno fatto un gran prodotto. Un gran prodotto. Non oso pensare queste persone che stanno studiando già una saponificazione molto più elevata, se si incominciano a dare sotto, fra un anno potenzialmente mi vanno a insidiare Varesino, mi vanno a insidiare Nuavia. Che per me, sul mio viso, sono il top. Questi sono, per quanto concerne, un livello come Xtro. Siamo lì, ragazzi. La saponificazione è quella. Dico chiacchiere, provateli, comprate, fate voi le differenze. Se dico bugie, scrivetemele nei post, scrivetele nel post di YouTube. Siamo lì. La saponificazione è là, il livello è quello. C'è qualcosa per il mio viso, qualcosa in più in Italia, per quanto concerne la saponificazione, ma siamo ad altissimi livelli. Italiano. E questo già mi ispira tanto. Sì. Allora, la profumazione, ora che ci ho messo il mirso ed è evaporata, non vi nascondo che questa specie di cuoio speziato lo sento.
Ora vado di After, come mi diceva il Tommaso, che non sono riuscito a leggere, ma bene o male, alla Lino Banfi. Ho aggrappato quello che tu volevi dire. A quanto concerne, mi pare che lui mi abbia spiegato, perché oggi ci siamo sentiti, che l'alcol, cioè l'after è fatto molto carico di alcol, c'è tutta una storia. Io ragazzi non li vado a leggere gli inci. Uno perché non li capisco e non ve l'ho mai spiegati. E seconda cosa, perché non mi interessa. Io dico quello che sente il mio naso, come ho fatto sempre e farò sempre. Allora, giuro che in faccia non brucio, giuro, non brucio. Mi lavo le mani. Allora, ragazzi, la profumazione. C'è qualcosa che non mi ha convinto, ragazzi. Voi lo sapete che non vi dico mai stronzate, non ve le ho mai dette perché io ci metto sempre la faccia. Quando me lo sono spronzato, ho avuto delle note che mi sono arrivate che mi sembravano che fosse diesel, ragazzi, vi giuro. Ora sta esplodendo. Ho avuto una brutta sensazione, ma vi ripeto, io con le profumazioni, ragazzi, non sono attendibile, eh. Pigliate con le pinze sempre quello che dico. Ho avuto una sensazione come se fosse nafta, credetemi. Ma è la profumazione di questo speziato, di questi legni. L'alcol è molto sparato, non mi brucia in faccia, ma lo sento per quanto concerne i vapori sul viso, o perlomeno sugli occhi, scusate. Ragazzi, la profumazione è molto particolare. Ho avuto una sensazione strana, che ve la dico, ragazzi, perché sarei bugiarda a non trasmettervela. Appena che ho spruzzato l'after in faccia, ho sentito come se era nafta in faccia, proprio una sensazione strana. Ciao Giovanni, ora sta scomparendo e la profumazione la sento molto rotonda, la sento legnosa, ci sento questi speziati, ci sento una nota strana che non riesco a capire che cosa sia. Non lo so, tipo di liquore, ragazzi. Non, è molto complessa, è molto rotonda, si vede che inchia capelli, da Nazi Skin. Si sente che è una profumazione studiata e non è fatta a ciufoli. Ma potenzialmente, ragazzi, sono profumazioni sentite. Se voi avete dei cassetti della memoria per i prodotti che abbiamo provato in questo, diciamo, anno, 2 anni di profumazioni, non è una profumazione che tu dici non l'ho mai sentita un qualcosa del genere. Siamo sempre vicini a quei muschi, a quei legni, chi più, chi meno, chi esalta quello, ma siamo lì. Ovviamente non è clone, a quanto io sappia, di nessun profumo importante. Pochettino rossettino qua sono diventato, cosa che non mi succede mai. Ma c'è anche da dire che sono stato a mare, quindi pelle potenzialmente un pochettino stressata. Detto questo, ragazzuoli, che dirvi? Io gli do un bel 7,5-8 a questo prodotto, essendo un italiano. E rispetto a quello che io ho provato di italiano, per qualità, si va a mettere a mani basse per quanto concerne i prodotti dai 20 euro. Si ci mette e si ci posiziona alla grandissima senza pietà. E se la giocano, e come vi dico, per essere un prodotto appena nato con questa già qualità, non oso pensare questi. Se si sentono col fiato sul collo da di noi, diciamo, compratori scimmiati, e alzano ancora di più l'asticella per arrivare a prodotti, secondo me, superiori a questo qui, ma siamo 8, 10.
top. Sul mio viso ci sono dei prodotti che rendono top, però il mio 10 che rendono top, a tanti di voi, sentendoci, scrivendoci, l'abbiamo tutti per lo stesso punto di riferimento che certi prodotti hanno l'asticella altissima, top. Non oso pensare questi fra un anno che cosa fanno, se si mettono a darci sotto, perché così tanta roba. Tanta roba, ragazzi, veramente. Niente. Perfetto, ragazzi, rasatura eccezionale, veramente, nulla da dire. Nulla da dire, non mi aspettavo un prodotto del genere, credetemi. L'avevo usato il figlio, ma non pensavo mai che avesse, per essere il nuovo nato, un prodotto così. Oh, complimenti. Che dirvi? Ovviamente, ragazzi, se siete partiti così di quinta, alzate l'asticella perché a sto punto ce la potete fare. Profumazione, ragazzi, che dirvi? Lo compreresti? Onestamente, ragazzi, non lo comprerei come profumazione. Non è delle mie note, non mi fa impazzire. Quell'effetto che mi ha dato all'inizio, tipo che mi stessi spruzzando nafta, mi ha dato una sensazione proprio di nafta. Non mi è piaciuta. Ora che si sta aprendo il bouquet, onestamente è molto piacevole, ma non la trovo per il periodo estivo, per quelle giornate di caldo. Anche se vi ripeto, per mentalità di tanti di voi, perché io se mi devo mettere un legno e un incenso con 40 gradi, io me lo metto. Sugli after. Secondo me, il mio modesto parere, i top in assoluto sono Aegea, Pinnacle, Grooming e Xtro. Confermo, confermo. Nulla da dire. Ah, a proposito che hai detto sta cosa, Sabatino, mi è arrivata voce che io abbia denigrato i prodotti Xtro. Io non denigro mai quello che esalto, perché se ho detto che sono buoni ora e saranno buoni sempre, a prescindere che le nostre vedute si siano allontanate. Chi l'ha scritto? Ragazzi, non additiamo e diciamo le cose che sono giuste dire come i grandi matrimoni quando c'è la divisione. Non facciamo sempre le solite storie per portare acqua al nostro mulino o al vostro mulino. Perché non ho mai detto una cosa del genere. Ma non perché io abbia potenzialmente, non so, il rispetto. Perché sono coerente con tutto quello che ho detto. Quindi mi è dispiaciuto sto fatto. Sto fatto mi è dispiaciuto questa diceria che si dice, capito? Non mi sta bene, perché non l'ho mai detta, pubblicata dove io che l'ho detto e l'ho fatto, e automaticamente è che tante le volte per alzare i polveroni si innescono sempre dei meccanismi balordi, ma sempre le solite persone che sono abituate a fare questo negli anni, e ci riescono sempre. Detto questo, ragazzi, facciamo il giro della trasmissione dei prodotti provati. E poi vi faccio una parentesi che è importante, perché giustamente in questi giorni sapete tutti quello che è successo un bel casino, per questioni di vedute. Tanti di voi mi avete scritto in privato in maniera allucinante, perché giustamente la domanda classica, Giuseppe, cosa è successo, cosa è successo, cosa è successo. Ragazzi, nello specifico raccontarvi nei messaggi non è che uno non vi vuole raccontare le cose, ci mancherebbe, perché fate parte del gruppo. Il tutto esiste grazie a voi e quindi automaticamente è anche giusto che voi, però ci sono delle prassi sottili, delle situazioni che a me non stanno bene. Lo dico, apro e chiudo parentesi. A me le telefonate non me le fa nessuno di quello che devo e non deve dire. Che sia chiaro questo qua. Io non accetto nessun consiglio di quello che devo provare o non devo provare. Non voglio nessuna, neanche in maniera sottile, quel velo di intimidazione, perché a me non me lo fai. Uno, perché non te lo puoi permettere, non hai la confidenza per dirmelo. Seconda cosa, io non mi permetto di farla a te. E di queste telefonate ne ho ricevute tre, che mi dicevano di quello che dovevo provare o non provare, di dire o non dire. Come io non lo faccio nelle case vostre, voi non lo fate nelle case mie. Nel momento in cui io ho alzato la testa, che ho detto io non ci sto a tutta questa situazione qua, vuol dire che tante persone che ti vogliono bene si allontaneranno. Falle allontanare. Io ai giochetti non ci sto. Non ci sto. Apro e chiudo parentesi. Quando lor signori un domani, perché sicuramente ci saranno quelli screenshot e audio, avranno bisogno di smentire quello che sto dicendo. Se lor signori mi autorizzano a fare screenshot e audio,
io li pubblico. E così leviamo il pensiero subito subito. Perché io c'ho tutto registrato e tutto. Screenshot di Messenger, di WhatsApp, e problemi non ne ho. E leviamo subito il pensiero. Però mi va bene che non se ne parli più, che ognuno per la sua strada, il mondo è grande, ci possiamo stare tutti senza romperci i coglioni. E a me mi sta benissimo. Mi sta benissimo che vada così. Ma nessuno si deve permettere a farmi le telefonate, a dirmi quello che devo o non devo dire. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Mi dispiace che tante persone vicino a questo gruppo, perché sono più credibili loro, perché hanno ritenuto che magari avessi gli scheletri negli armadi. Io scheletri negli armadi non ne ho. Dai signori Donghi non ho mai ricevuto una lira perché non mi pagano. L'unica cosa che sto avendo con i donghi è rasoi dalla Germania, me li mandano a me, io gli do la certificazione Chef Ready perché oggi sto facendo un commerce di affilatura e lo rispedisco al donghi. Stop. Questo è il mio rapporto. Se il donghi domani mi chiama e mi dice mi devi recensire un prodotto, io lo mando a fanculo. Io ho provato questo prodotto questa sera perché me l'hanno omaggiato ed essendo che stiamo collaborando, essendo che mi hai pensato e me l'hai mandato, io lo provo con tantissima educazione, perché se dovevo provare questo prodotto per le persone che gli hanno messo la firma, che poi non hanno contribuito a un cazzo a fare un sapone del genere, perché praticamente non penso neanche che siano stati mai nell'azienda dove lo producono, io questo prodotto non l'avrei recensito. L'ho recensito solo per rispetto di chi me l'ha mandato gratuitamente e l'ho recensito per rispetto perché io sto collaborando con loro per quanto concerne l'affilatura, che sono diventato marchettaro, che sono diventato commerciale. Sì, ragazzi, mi è passato un treno che si chiama Mastro Livi, mi ha insegnato ad affilare e onestamente, se vengo contattato da Goodfella, se mi manda dei rasoi che lui vende in tutta Europa e mi dice me la dai la certificazione per affilare, mi dice me le affili, io onestamente, ragazzi, ci faccio IVA, ci faccio conto corrente, che ben venga. Ci siamo? Che sia chiaro. Questo è tutto quello che è successo. Poi, chi ci voglia credere, chi non ci voglia credere, mi dispiace che queste persone, nel momento in cui c'è stato tutto il problema, hanno pensato solo ed esclusivamente di buttarmi fuori e non farmi controbattere. Poi si sono incazzati quando io, nei loro post, gli ho bloccato il post, gli ho bloccato i commenti. Ma io i commenti li ho bloccati perché se nel momento in cui tu fai un messaggio e dopo un secondo esci, per correttezza io ti blocco i messaggi perché sennò le persone ti massacrano. Se io invece l'avessi lasciato, sarei stato il carnefice che ti facevo scannare. Ma è sempre, ragazzi, il cane che si morde la coda. Ricordiamoci che stiamo parlando di barba, ragazzi. E io sono un gruppo libero. E che per situazioni X magari si sono recensiti più prodotti di una determinata marca. E automaticamente, magari questa persona se lo sentiva proprio il gruppo, ma mi faceva tantissimo piacere. Ma tu non mi puoi chiamare per dirmi quello che devo o non devo dire o quello che devo o non devo provare. Non esiste queste sottili intimidazioni, a quanto ho capito che sei abituato a fare, con me non te le puoi permettere. Che sia chiaro questo qua. Né tu né gli altri due che mi hanno chiamato. Non esiste a dirmi che sono coerente o non coerente, perché io a casa vostra non comando. Detto questo, ragazzi, conclusione del prodotto provato. Prodottino by Goodfellas, che ringrazio il signor Goodfellas, non le due persone che mettono la firma qua perché hanno messo solo la firma. È prodotto che si va a mettere a mani basse per quanto concerne i prodotti da 20 euro nel mercato subito. Mi piacerebbe vedere l'asticella ancora più alta di questo prodotto, visto che sono partiti così, perché c'è ancora di meglio, secondo me, sul mio viso per quanto concerne resa. Ma se calcolo da dove sono partiti a dove sono. Bravi, bravi, bravi. Post rasatura, perfetto, ci siamo. Siete sulla buona strada. Ma si può fare di più, parlando esclusivamente di un mio pensiero personale. Che sia chiaro. Poi possibilmente lo provo un altro e grida al miracolo, come ho visto il video che ha fatto Traditional Shaving, mi pare, non mi ricordo come si chiamava, che ha detto che era uno strepitoso prodotto. Io onestamente questo strepitoso prodotto, questa diciamo
Oltre che saluto, non conosco ragazzi, mi è capitato proprio perché ero curioso di vedere se qualcuno l'avesse recensito e per vedere cosa ne pensava. Io onestamente questa cura di bellezza particolare che lui dice, questo effetto cosmetica, non ce la sento. La sento ancora più superiore su certi prodotti sempre italiani. Qui è un ottimissimo prodotto, ma c'è da lavorare per alzare ancora l'asticella. Ovviamente ragazzi, per me sapone da avere. L'after, come vi ho detto, sparato di alcol fortissimo, quando me lo sono spruzzato in naso mi ha dato una sensazione tipo di nafta. Ragazzi, dico la verità, non lo dico per screditare nessuno, non mi permetterei mai. Forse la potenza troppa dell'alcol. Nel momento in cui si è aperto il bouquet, ora continuo a sentire questa nota cuoiata, questa nota speziata. Non è malvagio. Lo ricomprerei? Ragazzi, no, non lo ricomprerei. L'after non lo ricomprerei. Giuro, no, non mi fa impazzire. Per quanto concerne la meccanicità del prodotto e la profumazione, me lo comprerei per scimmia. Ovviamente so che c'è di meglio, quindi me lo comprerei per scimmia, però ci metterei un altro after. Per quanto concerne l'impatto che mi ha dato. Però vi ripeto, ragazzi, è molto selettivo e molto personale quello che vi sto dicendo, perché un prodotto, per recensirlo come Dio comanda, si deve provare più volte. Non una volta sola, magari stasera sono otturato, ho fumato tanto, domani possibilmente lo sento con un altro, diciamo, con altri odori. Mi è successo nel momento, sapete che sto facendo il sapone con Maria, quello nuovo, e mi è successo di sentire una profumazione stamattina, la sento l'indomani, sembra completamente diversa. Dove ci avevo messo l'etichettina, ok, minchia, ok, gli ho messo, ma come gli ho messo ok? Mi sembrava un'altra completamente profumo. Ma siccome stiamo parlando di creme da barba e di considerazioni personali, io vi dico la mia, il mio modesto parere. Buon prodotto, veramente. Sempre vi ripeto da dove sono partiti, bravi, bravi, bravi. Però non lo ricomprerei. Quando finisce, amen. Andrei su un'altra profumazione. Tipo, ora vi dico l'esempio. Sulla pelle di mia moglie lo sento diverso. Ora mi dite, ma è un profumo femminile? No, non è un profumo femminile. Ma diciamo che è un profumo unisex, per capirci. Siamo abituati a degli after che abbiamo provato, tipo rosa, muscheta, i talcati, i cipriati, che bene o male sono unisex. Questa è una profumazione che bene o male la può mettere anche una donna. Non è femminile, non è da frocettino. Però ha delle note molto graziose. Però l'impatto che mi ha dato nel naso subito mi ha disturbato, ragazzi. Sarei bugiardo a dire di no. Se ora non la sento più, ma mi ha dato un effetto tipo che avevo diesel in faccia, ragazzi. Una cosa incredibile. Boh. Ovviamente lo riproverò quando ne avrò voglia. Ah, premessina. Il Donghi mi aveva detto non recensirlo, perché sennò ti massacrano. Io onestamente, siccome me ne fotto... Io ho avuto possibilmente l'ha fatta apposta perché è infamia quel maledetto. Dice così, io ti dico così e tu lo recensisci. Io l'ho recensito perché in questo gruppo desidero che tutta la gente che segue questo canale deve conoscere tutti i prodotti che a me mi passano sotto le mani, di chiunque essi siano, per correttezza e divulgazione. Ovviamente, se dovevo comprarlo solo perché c'erano quei signori che hanno messo la firma a questo prodotto, io un prodotto del genere non l'avrei mai comprato. Perché onestamente ho avuto dei passati, dei trascorsi, e onestamente, per coerenza, non l'avrei mai comprato. Mi è stato donato dai Donghi con tanta educazione, che ringrazio, perché mi hanno pensato, quindi grazie del pensiero. Vi ho detto la mia. Ve l'ho dato un voto. 7,5-8 ve lo siete meritati a mani basse. Però dovete lavorarci, perché se siete arrivati a sto livello, ragazzi, alzatela l'asticella. Come si dice, uno dei tanti della fascia di 20 euro. Ragazzi, siete in tantissimi, mi fa tantissimo piacere. Fratellone Montagna, che ragazzi c'è una storia con questo rasoio incredibile. Forse una delle prime figure di merda che ho fatto, perché questo rasoio me l'ha portato a un evento, io gliel'ho riaffilato perché già gliel'avevo dato affilato. Siccome ero bello carico di vino, bello pompato, a mio fratello, che poi chi è che la deve prendere sempre in saccoccia? Le persone che tu stimi di più, sto coso non tagliava, ragazzi. Dice, perché vi racconto questo? Perché io non ho peli sulla lingua, non è vergogna? Gli ho dato questo rasoio, taglia, taglia. Se n'è andato dal barbiere, sto coso non tagliava manco la carta. E onestamente l'ho visto che non tagliava manco la carta. Ora ti posso assicurare. Taglia, taglia. Taglia eppure benissimo. Ovviamente è un filarmonica.
Ovviamente, ragazzi, quando metti in quota un filarmonica e parliamo di quota, e me ne vanto che parlo di quota, e lo affili come Dio comanda, e lo fai, gli fai una bella rifinitura su pietra giapponese, lui dà il meglio di sé ed è tanta roba. Quindi sono contento, domani te lo faccio partire, sperando che vengano a fare il ritiro. Se vedo che non ritirano, ve li spedisco le cose lunedì, Adornetti, il rasoio, il sapone, a Nicolosi l'altro sapone. C'ho un bel po' di roba che mi avete mandato, specialmente i Pinnacle Grooming, da provare, che vi devo restituire. Li faccio partire lunedì per non farli stare sabato e domenica alle poste, prima che c'è qualche furbacchione, anche se non è mai successo nulla per fortuna. Detto questo, ragazzuoli, la premessa ve l'ho fatta. Spero con quello che vi ho detto di avervi risposto a tutti quelli che mi hanno fatto i messaggi che non ho risposto, perché ragazzi, mettermi lì a scrivere sono anche cazzi miei. Quindi ho risposto per quello che era giusto rispondere a tutti. Questo video sarà pubblicato su YouTube come ho sempre fatto e ognuno si piglierà le sue considerazioni. O perlomeno si farà le sue valutazioni, ma non mi interessa più di tanto delle valutazioni. Sono contento così, che le cose alla fine siano andate così, perché se c'era, ciao Bruno, nell'aria una situazione del genere, o magari qualcuno pensava che fosse sto gruppo completamente diverso, uno dei tanti, noi non siamo un gruppo dei tanti. L'abbiamo sempre dimostrato, i numeri ci danno ragione. Non mi sono montato la testa come qualcuno ha scritto completamente, sono sempre con i piedi per terra, sono sempre Peppe, umile, amico di tutti, lo sapete, mi conoscete, chi ha avuto modo di conoscermi lo sa, non voglio pestare i piedi, cosa che sicuramente se io avessi fatto agli altri avrebbero reagito in maniera completamente diversa, anzi sono stato un signore che mi sono stato zitto perché non volevo alzare polveroni più di tanto, però nel momento in cui col torto marcio per fare tavola rasa su di me, proprio per annientarmi, tu pensi? Io ti ringrazio che mi hai fatto tantissima pubblicità. Sono entrate tantissime persone, ne ho buttato fuori tantissime, perché tutte le persone che mi hanno screditato, segnate e buttate fuori, perché è inutile che stai in questo gruppo se non condividi la mentalità di questo gruppo, se non accetti la mia, o perlomeno non ti fidi della mia onestà che ti ho dimostrato o hai dubbi. La porta la conosci, l'ho detto. Le persone che si sono sentite in bilico hanno preferito fare una scelta. Va benissimo, la vita è fatta di scelte. Va benissimo, sono veramente contento. Mi è dispiaciuto perché ogni utente che se n'è andato, se ne saranno andati un 14-15 persone di loro spontanea volontà, per me è una sconfitta. Però ragazzi, non si può piacere a tutti. Quindi fa parte della vita. Detto questo, ragazzuoli, sono contento, mi sono fatto una bella sbarbata. Che dirvi? È stato un piacere. Domani me ne vado a mare qualche fotografia la pubblico. E dobbiamo fare qualche cosa per, come si dice, per smuovere un pochettino il gruppo per quanto concerne. Perché mi avete scritto, ma facciamolo qualche sotto della fotografia più bella. Ragazzi, momentaneamente sono incasinatissimo per quanto concerne, lo sapete, l'e-commerce che sto aprendo. E come vi ho detto sempre, io su internet non è che sono questo gran genio. Fai la fotografia, carica il prodotto, piglia la descrizione. Ragazzi, ci lavoro dalla mattina alla sera e sono incasinatissimo. Promesso che nel momento in cui sono più tranquillo, il gruppo cerco di riprenderlo in mano al 100% come ho sempre fatto e cercheremo di smuoverlo per le cose che mi avete chiesto voi. Per le cose che avete chiesto voi. Ora no. Per le cose che avete chiesto voi. E quindi cercherò di farvi contento. Detto questo, ragazzo, che cazzo, capisci che sono in diretta, chiami. Ragazzi, la buona serata. Ci dai una data? Allora, raga, Peppino, sto aspettando il notaio che ci dice l'ok e io devo salire su a Castelfranco Veneto. E un foglio devo andare a firmare e mi devo incontrare con chi di dovere. Purtroppo ancora sembra che tutto sia partito, ma non è partito nulla. Questa persona ancora non riceve il pubblico, fa pochissimi atti notarili e quindi siamo in lista. Nel momento in cui il giorno prima me lo dice, ma anche il giorno stesso, ragazzi, io vado a firmare perché già il sito è pronto, è caricato di merce, c'è tutto. Mi manca solo l'ok per far partire la partita IVA in camera di commercio e partire col gruppo e col sito.
i prodotti già bene o male sono disponibili, però non sono vendibili. E quindi, detto questo, ragazzuoli, vi abbraccio. Grazie sempre dell'affetto, grazie a chi è rimasto nel gruppo. Siamo rimasti in tanti. Non avevo dubbi, ragazzi, non penso che stavate qui per fare, come si dice, per pettinare le bambole. Grazie sempre, ci sentiamo. Abbiamo da provare un prodottino nuovo che mi è arrivato, che mi hanno dato. Quindi ce n'è carne sulla brace da provare. Perché sono indietro pure con le. Abbiamo tutti i varesino da provare, ragazzi. Ogni volta mi mandate un prodotto e io non ci arrivo mai. Due barbe alla settimana mi posso fare. E niente. Cercherò di mettermi a regime, come facevo prima. Un giorno sì, un giorno no. Tanto a questi livelli, con un mano libera, ti puoi fare la barba anche un giorno sì, un giorno no. Vi abbraccio, ragazzi, e fate i bravi.